Ole! Siamo soltanto bagagli, viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente io invento, cazzo, stanno le domande. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale in questo nuovo episodio, se si può dire, di che? Cioè non è in realtà un episodio questo, Fede, un bel modo per iniziare un video. Salve a tutti ragazzi, cambiamo mano che magari forse è meglio, e bentornati qui sul mio canale con enfasi non indifferente in questo nuovo video. Oggi siamo tornati con un altro cosa faresti se, perché ultimamente sto portando soltanto video sul calcio praticamente, però ovviamente era giusto un po' variare. Infatti vi ho chiesto le domande sempre su Instagram, vi ricordo di seguirmi su Instagram. E di lasciarmi anche qui sotto nei commenti delle domande, magari, oltre che visitare la descrizione, perché vi ricordo che il 24 febbraio a partire dalle 15 c'è il derby degli YouTuber 6.0. Tantissimi ospiti, tantissime novità che ovviamente scoprirete sempre su Instagram, però visitate la descrizione e soprattutto cliccate sul link che vedete, perché è un modulo da compilare per farci capire più o meno quante persone verranno. Quindi ovviamente speriamo siate numerosissimi. Detto questo, io però non posso che iniziare a leggere. Cazzo stanno le domande. Cosa faresti se beccassi Alessio che si masturba insieme ad un altro maschio? È un'immagine effettivamente poco bella. Probabilmente li lascerei fare perché comunque insomma de gustibus. Però poi pensateci a mio cugino con quasi quasi lo chiamo. Bro, senti, ho una domanda a bruciapelo. Ma tu ti sei mai masturbato con un altro maschio? Ah, ok, grazie, posso dormire. Ma non l'hanno fatta loro nei commenti, quindi io adesso che tu mi dici questa cosa sono molto più tranquillo perché ho paura di sognarmi una cosa del genere e stanotte non sarebbe molto bella. Comunque ci sentiamo a mezzanotte. Anzi, alle 23:59 così porta male. Però alle 23:59 è più infamata, io lo dico. Daniela invece mi chiede cosa faresti se fossi Alessio Barsotti? Beh, sicuramente non mi masturberei con altri uomini, perché diciamocelo, nessuno crede a ciò che ha appena detto al telefono. Alessio invece, non mio cugino, prova un po' a gufarmela, perché appunto come sapete ci sarà il derby degli YouTuber e lui mi dice cosa faresti se facendo le corna, infatti, finissi nuovamente al pronto soccorso post derby? Beh, a parte tutto l'ambaradam che eviterei volentieri, devo dire che l'ultima volta che ci sono finito abbiamo vinto il derby, quindi magari fosse a questo punto. Meno male che Rubino gioca in squadra con noi, perché sennò prendeva nota e mi entrava male. Cosa faresti se ti trovassi minacciato con una pistola da un malintenzionato? Vabbè, che era malintenzionato era chiaro, cioè nel senso, adesso apriamo un dibattito. Uno che c'ha una pistola e ti minaccia, può essere ben intenzionato? Comunque effettivamente non lo so, cioè non mi ci sono mai trovato. No, non che mi ci voglia trovare assolutamente. Voi che cosa fareste in una situazione del genere? Lo stesso ragazzo mi chiede cosa faresti se ti trovassi nel deserto da solo, senza acqua e cibo. Vabbè, Frank, io direi che probabilmente facendo le corna farei la stessa fine del malintenzionato, cioè morirei. Che evidente come cosa. Questa è una domanda stronza. Cosa faresti se un giorno ti accorgessi di non aver salvato la carriera e dovessi ripartire dall'ultimo salvataggio? Aggiungo io che magari è pure de 2 mesi fa. Beh. 1, 2, 3, 4. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. Cosa faresti se la Roma non arrivasse in Champions League? Niente. 1, 2, 3, 4. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. Non è, cioè, è comunque un'eventualità, neanche così remota, dato il periodo, e anzi, da amante del calcio, vi dico che la mia favorita, e anche al di là della fede romanista, la squadra che sogno possa arrivare in Champions League è l'Atalanta, perché comunque è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia in questo momento, e quindi lo merita, secondo il mio punto di vista. Ma la domanda del giorno è: cosa faresti se la zia pelata si sistemasse i capelli? Allora, Giorgio, mi rincresce, mi duole doverti correggere, ma la zia pelata si può pure sistemare, capisci? Cioè, non è un problema. Mentre tu zia qua pelata, col cerchietto pure, giustamente, non si può sistemare, capisci? Cioè, non ce li ha, è evidente. Poi magari gli crescono e allora cominciamo. Will we end?
ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo Cosa faresti se? Domande, ragazzi, abbastanza imbarazzanti, risposte però ancora peggiori. E quindi io vi chiedo, vi prego di lasciarmi le domande più sostanziose, manco fossero commestibili effettivamente, magari proprio qui sotto nei commenti, per un prossimo video che magari uscirà molto presto. Detto questo, un bacione, never give up, bella regà, alla prossima!